è nato Adrimob, un progetto finanziato dalla IPA Adriatico che vede la provincia di Brindisi destinataria di un finanziamento di 200.000 euro. L'obiettivo è favorire il trasporto marittimo per passeggeri tra e lungo le coste adriatiche, nonché rafforzare e integrare le reti infrastrutturali esistenti. Il progetto è stato presentato questa mattina alla presenza dell'assessore provinciale Pietro Mita. I viaggiatori sono spesso scoraggiati ad organizzare i loro spostamenti utilizzando mezzi alternativi all'auto e combinando diversi mezzi di trasporto a causa della mancanza di servizi, infrastrutture e collegamenti adeguati. Nel bacino adriatico la mobilità via mare potrebbe svolgere dunque un ruolo cruciale, tuttavia non è ancora sufficientemente strutturata e sfruttata. Adrimob dunque intende incoraggiare e favorire il trasporto marittimo per passeggeri tra e lungo le coste adriatiche. Questo progetto va proprio nella direzione di migliorare la mobilità sia marittima ma anche quella urbana, ma di garantire anche ad alcune infrastrutture quali il porto di Brindisi un migliore raggiungimento attraverso delle segnalazioni e delle segnaletiche che siano molto più precise. Questo è uno di quei progetti che noi abbiamo presentato all'interno del programma IPA Adriatica, che vede la provincia di Brindisi beneficiario di un intervento di un finanziamento di circa 200.000 euro. E la partnership che noi abbiamo creato con altri enti pubblici del territorio nazionale ma anche un partenariato estero ha visto vincitrice questa nostra progettualità, della quale siamo davvero molto soddisfatti. Questa è assolutamente una strategia del marketing territoriale che mira proprio a eliminare quasi del tutto quelli che sono i veri punti di criticità del nostro territorio. Un migliore accesso al porto, un migliore accesso all'aeroporto, anche garantito da una informazione continua sia in termini di mobilità dinamica ma anche di una informazione della mobilità che c'è a livello strutturale, rappresenta sicuramente uno di quegli obiettivi che l'amministrazione provinciale di Brindisi si è posta. In questo contesto io credo che vada ovviamente ribadita la volontà da parte della provincia di Brindisi di tentare di ridurre quello che è l'uso dell'auto a favore di quelli che sono i mezzi pubblici. È un'idea precisa del nostro programma sul quale ovviamente noi stiamo lavorando.